Ciao e benvenuti a un nuovo video. Allora, oggi puro bio. Ebbene sì, intanto puro bio ed ci sono prodotti che mi hanno inviato ed se non sbaglio, ma non vorrei dire cavolate, da Pinalli. Ok, allora puro bio l'avevamo già incontrata con una VIP box sempre da Pinalli ed erano i primi approcci che avevo col marchio perché avevo provato qualcosa in tempo indietro e basta. Nella VIP box che abbiamo guardato, che oltretutto per il periodo dei saldi è stato disponibile per anche a prezzo scontato, abbiamo visto dei prodotti abbastanza interessanti e tra questi me ne hanno inviati una selezione. Intanto mi hanno inviato dei, aspettate che mi sposto, ecco, dei prodotti soprattutto per i capelli, direi di tutte le linee, ogni linea ha un colore, quindi di tutte le linee. Io per il momento ho provato alcuni prodotti, sì, tra cui uno shampoo, che forse è fra questi, non mi ricordo, che mi è piaciuto. Devo dire che è davvero molto valido. La maschera invece l'ho trovata un po' blanda, ma era solo la prima impressione. Qui invece ho proprio la selezione completa di prodotti che direi di iniziare a guardare con voi, perché tra questi vedo shampoo, balsamo o altri trattamenti, quindi perché non guardarli? Sì, anche perché per i capelli sono sempre alla ricerca di tanti prodotti diversi, perché mi piace sperimentare, mi piace provare ed non sempre i prodotti più costosi sono quelli più validi, a mio avviso. Allora, Puro Bio è un marchio ovviamente biologico, vegan, cruelty free, made in Italy, cosa da non sottovalutare, disponibile nelle erboristerie, anche paraprofumerie ed alcuni siti online diversi, tra cui però c'è Pinalli, che Pinalli è sempre un rivenditore di vari brand Made in Italy, quindi aiutiamo sempre il Made in Italy, che è meglio, anche perché fa spesso promozioni, fa offerte e direi che ci sta. Poi gli store online e fisici, quindi davvero una realtà che ci sta al tempo con è al tempo con i, è al passo con i tempi. Allora, shampoo. Questo è il shampoo no stress, ideale per capelli trattati da 200 ml, questo giallo, e di giallo forse c'è anche questo. No, è diverso, è un giallo diverso. Questo prodotto, vedete, sono due gialli diversi. Questo è il giallo limone, magari al limone. Soluzione ideale per la tensione dei capelli stressati da trattamenti chimici e styling. Infatti è arricchita da limone e bacche di goji. Quindi il giallo limone è perché è arricchito con limone, profumo molto fresco, ma mi ricordo che anche l'altro shampoo che ho provato era altrettanto fresco. Continuiamo con un altro shampoo, quindi questo è arancio. Regeneration shampoo per capelli da normali a grassi. Quindi andiamo a vedere. Rivitalizza i capelli spenti e privi del loro tono naturale. La formula include estratti di albicocca, passiflora e lampone. Quindi l'arancia albicocca è per questo, per capelli da normali a grassi. Ci sta, perfetto. Sentiamo il profumo. Appena appena fruttato, è sempre molto fresco. Queste texture mi piacciono, anche perché è una specie di texture in gel. Quindi sono tutti colori diversi. Forse questi due potrebbe essere che hanno lo stesso colore, ma lo scopriamo adesso perché io ancora non lo so. Questo è il balsamo districante 150 ml. Mi piace che abbiano dato un po' di tutte le linee in modo da poterle provare tutte. Allora, passare le dita tra i capelli non è mai stato così piacevole. Morbidezza, setosità. Agisce su chiome sfibrate, secche o disidratate. Balsamo ricco di ingredienti naturali come malva, camomilla e passiflora. Malva, quindi è un color malva. Ci sta. Mi piace perché tre linee diverse. Ora devo solo capire se la maschera, prima di dirvi altre cose, è sempre alla malva. Perfetto, non c'è scritto. Ok,
Ok, vabbè, me la faccio vedere adesso. Questa è la maschera concentrata. Ah, sì. No. Ristrutturante, quindi no. 130 ml, quindi anche un bel barattolo. Dice che è maschera ricca di ingredienti emollienti, idratanti per capelli forti, luminosi e soffici. Fibrati da trattamenti chimici, vediamola. Ah, beh, bella chiusa proprio. Oh, questa è una crema. Buon profumo, questa ha un buon profumo. E veniamo all'ultimo trattamento per i capelli, che è questo, che è un altro giallo, l'abbiamo detto. Trattamento di bellezza per capelli da 60 ml, dice solo questo, quindi andiamo a vedere che cosa fa. Intanto credo che abbia, esatto, il flacone erogatore, quindi sarà un siero. Ripara i capelli dallo styling, è il primo passo per ottenere acconciature più piccole, non potete scriverlo, acconciature morbide. Lascia i capelli morbidi, setosi, grazie all'azione protettiva di burro di karité, olio di oliva e passiflora. Protegge i capelli dallo stress dello styling, quindi va applicato sui capelli prima dello styling, ma da asciutti o bagnati? No, no, non lo leggerò mai, non lo leggerò mai, a meno che non ci sia una lente di ingrandimento. Andiamo a vedere, ma è super corposo. Io non me l'aspettavo così corposo. Buono il profumo. Ma come fa a uscire un prodotto così corposo? Scusate. Sì, esce. Altro che se esce. Eccolo. Ci piace. Molto buono. E adesso che ho lo styling sulle mani, io che faccio? Ok, ci siamo. E adesso invece andiamo ai prodotti per la base make-up, perché Puro Bio è sempre famoso. Scusate, ho un altro prodotto qua, eccolo. Ed è sempre, quindi 5-4, mi ricordavo diverso. Vabbè, è anche famosa per prodotti make-up senza siliconi, quindi perché no? Qui abbiamo primer Cipria e un primer anche molto particolare, ma io direi di partire da tutto ciò con la matita, che è questa, che è diversa, la matita per sopracciglia, questa è la 28, ok, cosmetici biologici. Questa matita ha lo sfumino e poi la matita dov'è? Qui, vediamo il colore, matita classica, quelle con la mina da temperare. Ma è bella morbida e bella pigmentata. Da provare sicuramente. E io ho le matite per sopracciglia, ne uso tantissime. Ma adesso andiamo con i prodotti, perché questo è il primer classico, questo qui, base opacizzante levigante per pelle grassa, Made in Italy, Organic, Nickel Tested, Vegan, 30 ml, leviga ed uniforma l'incarnato. Proprio chiuso con il tappino. Ok, è questo qui, che è un colore leggermente pescato. Perché ha una texture così particolare? La sento granulosa. È molto granulosa, ma che cosa particolare? È normale che sia così? Domanda da un milione di dollari. Scusate, non so se vedete, ma adesso provo ad avvicinarmi. Cioè, è proprio. Granulosa. Non riesco a capire se è normale che sia. Aiuto, che sia così.
Insistendo, questi granuli vanno via, però sul viso un po' graffia, cioè graffiano, no, non è uno scrub, è molto più leggero. Particolare, ecco, questo non me l'aspettavo, però, però lascia la pelle morbida, che è uno spettacolo, cioè proprio morbidissima. Altra cosa che vi voglio fare vedere, perché questo corretto scusa, primer loose power, primer in polvere libera. Non lo conosco, vedo anch'io con voi. È un 5 grammi e dice di essere un primer in polvere libera. Fatto così, quindi col classico jar che abbiamo imparato a conoscere dalla Neve Cosmetics, è proprio in polvere. Non capisco se mi fa un effetto o no. Beh, sicuramente sulla pelle oleosa assorbe un po', però. Non capisco. Forse dovrei riuscire a leggere se dice qualche indicazione o forse dovrei guardare il sito. Dicevo, oh, ma che cosa innovativa, un primer in polvere libera. Poi effettivamente dico, ma perché? Perché un primer in polvere libera? In teoria è proprio per la pelle più oleosa, in modo che già il primer vada ad assorbire il sebo in eccesso. L'unica cosa che devo dire alla Puro Bio è di scrivere più grande, perché non sono possibili delle scritte così piccole. Non c'è scritto niente, andrò a leggere sul sito. Ma andiamo avanti perché dopo il primer in polvere libera non ci poteva mancare ovviamente la polvere libera. Questa è quella cipria, indissolubile, Silky Power. Questa è un 8 grammi. È sempre fatta col clac. Non è quelle a pallini che va schiacciata. Questa è proprio la jar che tic, che girate, no? E si apre, è un po' quella versione che ci aveva fatto conoscere forse Neve Cosmetics a suo tempo. Comunque la cipria è questa qui. Cipria trasparente, levigante, che una volta applicata risulta trasparente sulla pelle. Piace, la proverò sicuramente perché vedremo se i prodotti senza siliconi sono comunque adatti al mio tipo di pelle, che ricordiamoci che è una pelle mista tendente al grasso, soprattutto nel periodo estivo e soprattutto nella zona T. Allora, io vedo passare pelucchi che secondo me sono ancora pezzi di polvere, ma va bene tutto. Niente, fatemi sapere se vi hanno incuriosito questi prodotti. Io devo dire che intanto c'è quella salvietta per pulirmi, sì, magari. A proposito, sto usando queste salviette della Nivea, non sono affatto male, salviette struccanti per occhi, labbra e viso, pelle normali a miste. Ecco, io tutte queste cose non esageriamo, però come salviette non sono affatto male. C'entra niente, ma ve le faccio vedere perché sono belle grandi, bel tessuto, puliscono bene in poco tempo ed rimuovono tutto il make-up. Mascara e eyeliner fanno più fatica. Dovrebbero, non sono troppo imbevute, ecco, quindi come passaggio finale ci sta. E niente, fatemi sapere se vi hanno incuriosito questi prodotti, se qualcuno vi è piaciuto. Io andrò a capire come funziona questo primer in polvere libera, sicuramente. Cosa che invece voglio sapere da voi se l'avete provato il primer, se è normale che sia così granuloso. Dopo sfregandolo sulla pelle, anche quando andate a applicare, sono granuli leggeri, quindi sembra che siano perle che si vanno ad aprire, però particolare, particolarissimo. E niente, come sempre io ringrazio per la realizzazione di questo video sia Puro Bio sia Pinalli perché mi ha inviato i prodotti, quindi uno dice di inviarli e l'altro me li invia, grazie. Ed io vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!